un'automobile, una scena del genere. Ma ripeto, qui stiamo parlando di un'altra cosa, non parliamo più del contenuto, del significato, stiamo parlando della struttura portante della pittura. E guardate come risolve questo quadro Mattia Moreno, un quadro che potrebbe fare benissimo a meno del titolo, perché è un quadro che noi guardiamo non per ciò che esso rappresenta, ma per come lo rappresenta, per come è stato costruito, come se fosse una costruzione, appunto. Vorrei tenere per cortesia questo come fermo immagine, perché poi ci tornerò più tardi, domani, lunedì sera. Questo è un quadro che voglio portare con me, a meno che non lo confermino subito. Però teniamolo come fermo immagine. E adesso... Adesso... Sì. Beh, è normale. Eh beh, ma certo. I limiti delle tue piccolissime possibilità, ma tu... Hai ragione. Allora, questo è il libro, tanto per cominciare, facciamo vedere prima il libro, ed è Mattia Moreni, e qui dentro c'è un'opera pubblicata che è questa. Ecco, questa opera ce l'abbiamo noi, ed è questa. Vedete, 1949. Vedete un'automobile? Vedete un pilota? No. Che cosa vedete? Una cosa che si chiama pittura. Ecco, questo quadro rappresenta quello che io ripeto da sempre, no? La pittura, lo ripeto perché me l'hanno insegnato loro, la pittura non è astratta o figurativa, la pittura è, punto. Questo è il grande insegnamento che ci arriva da certi pittori. E qui lui costruisce un'opera astratta, ovviamente, con una perfetta, equilibratissima costruzione fatta di forme e di colori. Tenete presente che questo quadro nasce nel 1949, quindi pensatelo anche in quel periodo, era finita la guerra da 4 anni, cioè le persone erano abituate a vedere un quadro al massimo con un mazzo di fiori o con un paesaggio, no? Cioè nel 49, diciamo, il pittore forse più famoso era Guttuso, no? Il Guttuso del 47, del 48, cioè il neorealismo, diciamo un soggetto riconoscibile che poi dipinto in maniera ovviamente eccellente, però erano, ecco, questo invece si presenta con un quadro di questo genere e gli dà un titolo, cioè lo dedica a questo pilota. Quindi capite che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la pittura, appunto, non è figurativa e non è astratta. L'anno prima di questo quadro, 1948, a Venezia, in occasione della prima biennale dopo la guerra, sapete che durante la guerra la biennale ovviamente interruppe la sua storia, riaprì nel 1948 con il Fronte Nuovo delle Arti, cioè la volontà di un critico che si chiamava Giuseppe Marchiori di mettere sotto lo stesso tetto pittori astratti e pittori figurativi. Vedete che in questo periodo noi siamo davanti a questo tipo di problematica, cioè la domanda è: che cos'è la pittura? C'è una diatriba, una battaglia, una guerra, non fredda ma proprio dichiarata e anche combattuta sul campo, tra pittori figurativi e pittori astratti. Da una parte Guttuso, dall'altra Turcato, per dirla. Ecco, e qui noi abbiamo un artista che, diciamo, si colloca a metà strada, perché il titolo di quest'opera, dedicato alla morte di Vimil, vedete? Quindi fa un riferimento preciso, addirittura storico, e poi lo risolve a modo suo. Allora, le misure di questo quadro sono importanti: 1 metro di altezza per 1,40 m. 1 metro per 1,40 m. Ecco, così abbiamo accontentato 2 richieste, il teatrino di Fontana, straordinario, bianco, bellissimo, elegantissimo, e poi il Mattia Moreni del 1949. Beh, insomma, grande lavoro, grande quadro questo. E poi sono grandi pittori che ancora hanno dei prezzi, secondo me, molto, molto contenuti. C'è un pittore come Moreni,
dovrebbe, potrebbe costare oggi molto di più, soprattutto in certi periodi. Lo togliamo. Bene, allora lo tolgo perché non è più disponibile. Saluto e ringrazio. Addirittura, ecco, questo mi dice Giuseppe, posso dire che entra in una delle collezioni più belle d'Italia. Riporto le parole di Giuseppe. Io tra l'altro questa collezione non l'ho mai vista, l'ho sempre sentito parlare. Esatto. Ne ho sempre sentito. Sì. Faccenda, sì. Ma lui sarebbe... Però secondo me lui dovrebbe fare un libro, però a questo punto dovrebbe fare una pubblicazione. Tutto il meglio del meglio che abbiamo. Ma deve chi ha le grandi collezioni come questo signore dovrebbe fare dei libri, delle pubblicazioni, cioè devono Il nostro amico in Sicilia ha fatto il libro. Sì, ma anche per gli studiosi, capito, che sappiano dove poter andare a studiare quel quadro, no? Perché poi quello succede. Tu studi un pittore, sai che il quadro ce l'ha quel signore, allora chiedi se puoi andare a vederlo. Cioè la pubblicazione per me è importante. Comunque, questo torniamo al Fontana e poi vediamo il Cristo. Il teatrino di Fontana, guarda, invece... Guarda che retro che ha, guarda che Sì, a volte sarebbe bello anche appenderli al contrario, quasi. Sì, l'indirizzo. C'è già una verità anche in questo. E invece il Fontana è ancora... È ancora disponibile. È ancora disponibile, va bene. E adesso vogliamo vedere questo? Sì, volevi... Sì, andiamo a vedere questo, senza problemi. Volevo dare un... Sì, andiamo, sì, sì. Allora, fermo immagine per cortesia e torniamo dall'altra parte, grazie. Allora, questo è il famoso Shimamoto. Beh, alla fine poi lo stanno chiedendo tutti questo Fontana, quindi come dicevo prima, non è un caso che io abbia incominciato da questo, perché so che è un quadro che può interessare più di qualcuno. Poi chissà, se rimane magari... Ero convinto, sapete, a volte non bisogna... esserlo troppo convinti. Io ricordo a gennaio di aver avuto un teatrino nero e di averlo venduto subito. Infatti oggi quando ho visto questo bianco ho detto probabilmente lo staccheremo subito, invece è ancora disponibile, ma non fa niente, va bene così. Anzi, tra poco vi farò vedere il Cristo da museo.
Allora adesso stiamo preparando, stiamo allestendo tutto lo studio perché voglio presentarvi un'opera mondiale, un'opera che non abbiamo mai avuto di Christo. Però voglio presentarla in un certo modo e allora ho chiesto alla regia di aiutarmi. Ho chiesto alla regia di aiutarmi nel sistemare la mia scrivania in maniera tale che io possa fare una presentazione, insomma, di un certo livello, perché non mi è mai capitato in tanti anni di avere un'opera come quella che adesso vi faccio vedere. È la prima volta che mi capita un Christo così e allora è giusto presentarlo in un certo modo. Datemi solamente un minuto, massimo due, e poi partiamo con questa presentazione. Invece il Fontana, quando sarà il momento, lo richiederete voi. Ok, ci siamo? Sì, con calma quando... Tanto complimenti ancora per la conferma del Mattia Moreni. Vedrete che questa attesa verrà ripagata dall'opera che vi sto presentando. Mi farò perdonare, ringrazio molto Giorgio e Michele che si stanno prodigando per fare in modo che io la presenti in un certo modo, quindi con la tecnologia necessaria. Ci siamo? Sì. Bravissimi, grazie. Ok, bene, allora, mettetevi comodi. Dunque ho spostato praticamente la scrivania da una parte all'altra, ho svuotato tutta la parete centrale per lasciare l'opera che ho di fianco a me. Di che cosa si tratta? Prima di farvela vedere vi spiego, vi dico di chi è. L'autore è Christo. Christo è abbastanza famoso in Italia perché è stato da noi, non da noi da Orle, ma sul lago di Iseo dove ha... Buonasera, dove ha realizzato quella famosa, anzi potremmo, voi siete stati a Iseo a vedere, avete visto i filmati? Insomma, è il suo preferito. Ah, grazie. Si vede che capiscono poco. È sempre così lui comunque. Allora, vabbè, dicevo, in Italia Christo ha avuto un momento di grande notorietà perché quando è stato 2 anni fa a Iseo ci sono state 1,5 milioni di persone che sono andate a vedere questo spettacolo, questa passerella galleggiante sul lago e c'ero anch'io tra quelle persone. Tra l'altro Giuseppe abbiamo anche il filmato noi, siamo stati... in realtà... La carriera di Christo incomincia molto tempo prima, incomincia negli anni 60 quando dalla Bulgaria si trasferisce a Parigi dove entra a far parte di un gruppo che si chiama Nouveau Realisme. Prima di tutto però vi voglio far vedere un'opera che probabilmente pochi di voi conoscono ma che ci aiuterà a capire meglio il quadro che abbiamo preparato. Mi date l'immagine della regia, grazie. Voi riuscite a vedere o ce l'avete in ritardo il monitor lì? Perché c'è un... ecco, dovete guardarlo lì, esatto. Questo che vedete è lui. Ah, eccolo, grazie. Non l'hai mai visto quel libro? No. Questo non l'ho mai visto veramente. Guardalo, spoglialo, consultalo e stop. Ah, che bello.
È probabile che tu non lo riveda più questo, lo sai? Allora, quello che state guardando nell'immagine è Cristo. Questo è Lui. E come vedete è un disegno. Ora, è strano che un artista che abbia questa preparazione poi si presenti anche in questa veste. Questi sono i primi lavori di Cristo degli anni 60, quando incomincia a impacchettare gli oggetti domestici. Quindi un artista che sa disegnare in questo modo e che poi decide di presentarsi in questa veste. Dagli oggetti domestici Cristo passerà alla natura, e questa idea di impacchettare il mondo troverà nell'opera in visione, cioè le scogliere australiane, una delle massime testimonianze. Da qui in poi Cristo si dedicherà, questo non è lui, questo è un altro artista, ecco, si dedicherà anche a questo, no? Impacchetterà il monumento a Vittorio Emanuele a Milano nel 1973 e poi negli anni 70 darà vita a quello che state guardando adesso, cioè una muraglia fatta con un tessuto speciale che attraversa una parte degli Stati Uniti. E qui chiedo di tornare in studio perché vorrei leggervi le specifiche tecniche proprio di questa, dell'opera che avete visto. L'opera che avete visto, l'ultima, si chiama Running Fence e fu completata il 10 settembre del 1976. Dunque durò 14 giorni ed era un muro di 39,4 chilometri. Voi immaginate, 39, devo leggere perché tutto a memoria non posso ricordare, che attraversava la California per poi buttarsi nell'oceano. Era alto, questo muro era alto 5 metri e mezzo, 5 metri e mezzo, ed era composto da 2050 pannelli di tessuto di nylon bianco appesi a cavi d'acciaio per mezzo di 350.000 ganci. Ora, queste cose qui, i 2050 pannelli di nylon e i ganci, non è che Cristo è andato in un negozio di ferramenta e ha detto buongiorno, sono Cristo, mi dà 350.000 ganci, non è andata così. Lui, quando decide di fare un'installazione di questo genere, mette in moto delle aziende, cioè dà da lavorare, no, a delle aziende che devono preparare 350.000 ganci e 2050 pannelli di nylon. Bene, i cavi erano supportati da 2050 pali d'acciaio conficcati nel terreno e sostenuti da fili d'acciaio ancorati a terra. Attraversava questa muraglia di nylon 59 allevatori per raggiungere l'Oceano Pacifico vicino a Bodega Bay. Il rapporto sull'impatto ambientale richiesto per il pezzo era lungo 450 pagine. Perché non è che tu puoi mettere dei pali d'acciaio così nel terreno di 59 allevatori. C'è stata una serie di denunce, è durato molto, però alla fine non solo gli hanno dato il permesso, ma Cristo ha realizzato quest'opera titanica ottenendo anche il plauso da parte di quelle persone che erano scettiche, che l'avevano criticato. Quando hanno visto questa muraglia mobile durata 14 giorni di nylon bianco attraversare 59 spazi privati di allevatori e tuffarsi nell'oceano, hanno detto no, questa è veramente un'opera straordinaria. Ecco, e Running Fence è sicuramente uno dei lavori più importanti di Cristo, anche perché realizzato negli anni 70. E gli anni 70 sono gli anni in cui nasce e si sviluppa la Land Art. La Land Art è l'arte fatta non più sulla tela, ma è fatta nello spazio, è un'arte tipicamente americana. Quindi se i pittori come Shimamoto, come Pollock, con la loro pittura stavano uscendo dal quadro, nei decenni successivi gli artisti usciranno veramente, non dal quadro ma dallo studio, per interagire con la natura. La Land Art di Cristo non è un fenomeno italiano. Io ho capito questo modo di fare arte quando ho fatto un viaggio negli Stati Uniti, quando sono andato in Arizona e nel New Mexico ho visto che cos'è lo spazio, cioè autostrade lunghe 300 km sempre dritte, un rettilineo. Voi siete stati in quelle zone lì?
Cioè a un certo momento di fianco a me ero in macchina, è passato il treno, l'ho fotografato perché non mi sembrava vero di vedere qualche cosa. Se no sono praterie immense. Quindi il rapporto con lo spazio è questo. E Cristo è diventato, è vivo, è un artista vivente, vive a New York, è cittadino americano, è diventato oggi, diciamo, è rimasto il più grande interprete della land art. Giuseppe mi ha portato un libro che sparirà immediatamente, non lo rivedrà mai più, che è il grande volume dell'installazione, chiamiamola così, che Cristo fece a Iseo, qua c'ero anch'io. Ecco, in Italia l'abbiamo conosciuto per questo, ma è uno degli ultimi lavori. Non è l'ultimo, perché l'ultimo è in corso adesso, a Londra, ed è una grandissima, chiamiamola, accumulazione di bidoni, una mastaba enorme, che si trova alla Serpentine Gallery di Londra. In questo momento a Londra. No, è già in corso adesso. Sì, e sta anche abbastanza parecchio. Bene, fatta questa premessa, io vorrei adesso portarvi in questo clima, cioè negli anni 70, e rimandarvi alla prima immagine che vi ho fatto vedere, il disegno, l'autoritratto di Cristo, perché l'opera che vi faccio vedere adesso è un disegno. Cioè nell'arco poi dei decenni Cristo ha magari disegnato sempre meno a favore della fotografia. No, tant'è vero che spesso i suoi progetti sono su base fotografica, però in questo momento lui ritorna a essere ciò che era all'inizio della sua carriera, un disegnatore. Sono due opere, la parte sotto tutta disegnata con il momento finale in cui la muraglia, chiamiamola così, di tessuto si tuffa nell'Oceano Pacifico, il momento finale, il momento più bello, diciamo la verità, e la parte superiore invece è la mappa, che è un po' sbiadita perché siamo nel 2018 e l'opera che vi faccio vedere è stata fatta nel 73, quindi insomma è passato qualche anno. Però ho voluto sedermi qua, usare il computer, leggervi queste specifiche tecniche che ho trovato su internet, proprio perché l'opera è ovviamente una cosa straordinaria. Qui in un'altra pubblicazione, sono moltissime le pubblicazioni di Cristo, ho trovato anche delle immagini che adesso la regia vi farà vedere durante l'allestimento proprio di Running Fence. Vedete che ci sono gli operai che stanno appunto issando i pali, ecco. C'è un'equipe di centinaia di persone che vanno dagli operai agli ingegneri che hanno progettato, e poi qua ci sono le immagini, le fotografie di questa lunga muraglia di nylon che scorre lungo la California per poi tuffarsi nell'oceano. Un lavoro che può durare anche in molti, molti anni e che poi viene smantellato dopo due settimane, sempre. Anche il lavoro che fu fatto a Iseo, dopo 15 giorni, nonostante tutti gli chiesero di lasciarlo, lui ha sempre lavorato in questo modo. Per esempio, quando Cristo impacchettò il Reichstag a Berlino, furono necessari 20 anni della sua vita, 20 anni per chiedere il permesso, che non gli davano mai, e dopo 20 anni l'ha ottenuto e ha realizzato l'opera. Quindi una grande tenacia, no, possiamo dire. Ma adesso ecco qua un'opera che potrebbe stare in un museo in California, negli Stati Uniti, dappertutto. Di solito nei musei ci sono le opere degli anni 70 di Cristo. Prego. Eccolo qua. 2,40 metri abbiamo detto. 2,40 metri di base, 2,44 metri per 1,31 metri. Nella parte inferiore, sono due elementi, si vede tutto il drawings, come lo chiamano gli americani, cioè il disegno, vedete, con questo tratto molto nervoso, molto ritmato, molto sicuro, l'ultima parte del percorso del muro di nylon, che poi, ecco la parte più bella, si tuffa dentro l'Oceano Indiano. E qua ritorna il Cristo disegnatore. Guarda, senti il telefono, che cos'è? Vedi? C'è stato silenzio fino ad ora e poi. Ma questo è un pezzo che può stare in un museo importante. Sopra c'è anche se sbiadita, ma ripeto, è un'opera che ha parecchi anni, ha 45 anni, sopra c'è la mappa. Capito?
Naturalmente, poi nella parte inferiore c'è tutta la scritta, evitiamo adesso di leggere tutto, però volevo portarvi qui, in basso a destra, volevo portarvi qui dove c'è la firma e l'anno. Quindi questo progetto risale, no, fammi vedere la firma e l'anno per piacere, risale al 1973, 3 anni prima della realizzazione. È con questi progetti che lui si pagava ovviamente l'esercito di persone incaricate alla realizzazione dell'opera. Quindi questo è uno dei progetti sicuramente più grandi. Ecco, io sono onoratissimo oggi di poter sostituire il mio collega con delle opere di questo livello, e beh, direi di sì. Hai capito di cosa stiamo parlando oggi? Ecco, questa è la trasmissione. 2,44 m per 1,31 m, due pannelli. E tu pensa che Cristo è un artista ancora vivo? Cioè, perché dopo è facile quando, no, Fontana oggi costa, che ne so io, 5 milioni, adesso sono stato a Milano, la collezione Agrati, ho visto 12 tagli rosso di Fontana. Cioè, sai cos'è un 12 tagli? Una cosa... Ecco. Però se tu lo compri oggi hai milioni e milioni, però Fontana è morto negli anni 60, no? Cioè Cristo è un artista vivente, questa è la cosa straordinaria, che è ancora qui, è ancora... È morta la moglie, Jean-Claude, ma lui vive a New York. Ed è uno... Ma sai che ci sono dei testi, io ho molti testi americani, no? Nei testi americani, ma anche inglesi, tedeschi, non ci sono degli artisti che costano tanto perché loro non li considerano grandi, perché costano, invece Cristo c'è sempre, che Cristo, se tu ci pensi, costa meno di molti, sì, sì. Ma uno storico dell'arte non guarda mica il prezzo, guarda poi il valore, cioè cosa c'entra, no? È quello che conta, e secondo me questa roba non è ancora ben chiara, cioè si pensa a Cristo come uno, sì, però perché non costa ancora milioni, bah, è un artista enorme, e poi è l'unico. Ha fatto una cosa unica, straordinaria, veramente un capolavoro che comunque è già confermato, quindi adesso bisognerà anche staccarlo perché non c'è più. Ci sono tante telefonate, ma questo è già confermato, adesso lo togliamo magari, cosa dici Luca, lo lasciamo, non lo so, è uguale, comunque... Guardiamolo ancora, l'opera è confermata, vedi? Quando ci sono questi quadri è anche bello perché chiamano tutti gli amici che magari non sentiamo da tempo, però chiamano anche solo per fare i complimenti, e questo è molto bello. Bene, Giuseppe, la lasciamo, la togliamo, cosa dici? Lasciamo ancora un attimo, guardiamola. Certo, grazie, addirittura vogliono fare la foto con me. Cioè, vuoi fare la foto con me? Perché tra i due quello più famoso sono io. Sto scherzando. Grazie. Invece non mi avete seguito sull'opera di Fontana. Vabbè, ci mancherebbe altro, poi la presento lunedì sera molto volentieri. Io sono un grande appassionato del teatrino di Fontana, quindi teatrino bianco di Fontana, che è una cosa più
unica che rara, nonostante sia un multiplo, è difficile da trovare, noi ce l'abbiamo. Bene, facciamo rivedere ancora un attimo il Cristo, visto che è piaciuto molto, e poi andiamo avanti.